ancora qualche istante, consulto perché tutto funzioni in maniera corretta. Eccoci, siamo pronti, il giudice ci dà l'ok, quindi attenzione ragazze, è il vostro turno. Sta per iniziare la 90esima edizione della 5 mulini. Pronte? Partite! Sono in gara le prime ragazze di questa giornata, prima e seconda superiore. Ricordo per loro 1000 metri sui campi qui di San Vittore Olona. Eccole che girano all'interno del vallo. Le vedremo correre bene perché il vallo è, diciamo, un anfiteatro naturale. Le ragazze correranno lungo il vallo, quindi noi qui dall'interno le possiamo tranquillamente vedere per quasi tutta la loro gara. Ricordo 1000 metri per loro, per cui non date tutto in questo momento, è ancora lunga la corsa. Tenetevi per l'arrivo, manca ancora più di metà del percorso. Salutiamo anche gli amici della Croce Rossa, ai quali auguriamo di rimanere inoperativi per tutte queste due giornate. Ecco le ragazze, riscendono all'interno qui della zona del vallo. Ricordo 1000 metri che sembrano un'inezia, ma quando siete sui campi, oggi siamo ancora con un terreno ghiacciato, quindi abbastanza duro, ma la fatica sta iniziando a farsi sentire. Mi raccomando, chi c'è lì, non faccia mancare gli applausi alle ragazze che adesso attraversano la strada e vanno verso la salita che porta sull'argine dell'Olona. Bravi, non fate mancare gli applausi alle ragazze. Nel frattempo ricordo che la prossima gara è la gara riservata sempre a prima, seconda, superiore, ma al settore maschile. Quindi ragazzi di prima e seconda superiore, pian pianino, non c'è fretta, ma se possono iniziare ad avvicinarsi alla zona della partenza. Eccole in salita, guardate che fatica che fanno le ragazze per salire sull'argine dell'Olona. Adesso corrono, non le vediamo, ma corrono nella boscaglia che costeggia l'Olona. Fra poco gireranno a sinistra, si ritroveranno qui all'interno del vallo e per loro sarà l'arrivo. Eccoci qui, vediamo chi sbuca dai boschi lungo l'argine. Attenzione che stanno ritornando le ragazze, fra poco le vedremo spuntare. Eccole qui, ancora abbastanza vicine, quindi non è ancora deciso nulla. Mancano 200 metri all'arrivo ragazze, è il vostro momento. Adesso se ne avete ancora è il momento di dare tutto. Facciamo un bel applauso a queste ragazze che concludono la prima gara della giornata e adesso andremo a vedere il nome. Bravissima. Eccole qui. Ci sono le mascherine da dare. No, è venerdì.
premiazione della classifica, poi andremo alle premiazioni delle prime tre ragazze. Nel frattempo di quattro ragazze di prima e seconda che possono gentilmente iniziare ad avvicinarsi al tendone della CARU, che è la call room per l'ingresso nella zona di partenza. Finite le premiazioni, passeremo a dare il via alla loro gara, che è la seconda gara della giornata di oggi. Allora, abbiamo recuperato anche la classifica, cosa meno possiamo passare alle premiazioni delle prime tre ragazze. Aurora, aspettiamo, facciamo le premiazioni, poi li facciamo partire, un secondo solo, facciamo le premiazioni, poi le facciamo partire. Allora, chiamiamo sul terzo gradino del podio in rappresentanza del liceo TV Innanzi di Legnano, Colombo Carola, brava Carola! Attenzione, rimanetemi qui davanti perché è un po' scivoloso, quindi salite piano per le scale. Qualcuno delle premiazioni, vai Ivan, giustamente si prende la medaglia da sola, siamo ancora in periodo Covid, mettitela pure al collo, bravissima. Seconda per il liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, Puricelli Valeria, brava Valeria. Va benissimo, se riuscite a passare davanti si scivola meno, non vorremmo farvi, dopo una bella corsa così, farvi scivolare proprio qui a questo momento. E prima per il tiro innanzi di Legnano, Urena Laura Mendez. Brava Laura, anche lei prende direttamente la sua medaglia, eccola qui, se volete guardate da questa parte un secondo solo senza mascherina che vi facciamo una bella foto, bravissime, tanto siete distanziate, 3, 2, 1, questo è il primo podio della giornata di oggi, un bel applauso e adesso siamo pronti per la seconda gara, sì. Prima e seconda superiore. Alla partenza è tutto pronto, aspettiamo il fischio di partenza e diamo il via alla seconda gara della giornata. Partiti! Partiti! Piano, raga!